tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Marche flagellate dal maltempo, allerta per la piena dei fiumi, spazzato via dall'acqua il ponticello sul torrente Arzilla, strade chiuse per frane e smottamenti, riscaldamenti accesi per altre 48 ore. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Allora partiamo dal maltempo, che sta imperversando su tutta la regione Marche, a dire il vero su mezza Italia, ma in particolare sulla regione Marche, oltre che sulla vicina Emilia Romagna, dove nelle ultime ore è piovuta, caduta giù tanta pioggia che sta creando problemi ai fiumi, soprattutto piove, come dicevamo, da 48 ore, il livello di molti fiumi è salito al limite, la massima di piena del fiume Foglia a Pesaro è passata nel pomeriggio senza problemi, a Fano invece sul Metauro era attesa per le ore 15, la notte scorsa la forza dell'acqua del torrente Arzilla, sempre a Fano, ha spazzato via un ponticello realizzato in maniera provvisoria. Anche sul fronte delle strade la situazione non è rosea, alcune provinciali sono state chiuse per la presenza di grosse frane sulla carreggiata, a Pesaro un albero è caduto su un parcheggio, mentre le scuole domani saranno aperte sia a Pesaro che a Fano, mentre a Senigallia, dove oggi il sindaco le ha tenute chiuse per precauzioni, domani dovrebbero riaprire, ma la decisione verrà presa nella serata. Allora adesso per i vari aggiornamenti e per vedere soprattutto qual è la situazione a Fano ci colleghiamo con Lino Balestra, che si trova su quello che un tempo era il ponticello sull'Arzilla. Intanto buonasera Lino. Sì, buonasera Marco, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo proprio alla foce del fiume Arzilla, alle mie spalle ciò che rimane di quel camminamento provvisorio fatto di terra riportata che serviva per collegare appunto l'Arzilla con il Lido. Il torrente è uno dei corsi d'acqua sotto osservazione da ieri da parte della Protezione Civile che abbiamo qui vicino a noi, al quale chiedo subito qual è la situazione in questo momento dei nostri corsi d'acqua, su quali fronti vi state muovendo e fino a quando durerà questo allerta meteo. Allora, buonasera a tutti. La situazione intanto è una situazione di allerta e per quanto riguarda il lavoro svolto dai volontari della nostra associazione di monitoraggio appunto. Quindi stiamo effettuando dalla giornata di ieri pomeriggio, dal momento quindi dell'attivazione del centro operativo comunale, il monitoraggio per conto del comune di quelli che sono i principali torrenti, quindi appunto torrente dell'Arzilla, Rio Crinaccio, Villa Uscenti e anche del fiume Metauro. Del fiume Metauro il monitoraggio sia alla foce che al ponte della Cervara. C'è stato un allerta meteo anche in questi minuti, c'è un cambio di allerta, di colore? Allora, attualmente l'allerta per la nostra zona prosegue di colore arancione e quindi continua il monitoraggio che era previsto intanto fino alla giornata odierna fino alle ore 24, verrà esteso fino alle ore 12 intanto della giornata di domani per poi valutare il proseguimento della situazione di allerta e quindi l'evolversi delle condizioni meteo. Avete i vostri gruppi che stanno monitorando e stanno seguendo, poco fa eravamo qui, Marco ci ha raggiunto un'altra unità della Protezione Civile,
Ci sono situazioni di particolare criticità in questo momento? Allora, situazioni di particolare criticità non ce ne sono, non si ravvisano, quindi continua il monitoraggio. Il monitoraggio appunto è partito da ieri con delle turnazioni di 5 ore da appunto ieri sera fino alle ore 24 e proseguirà fino alle ore 12 di domani con altri volontari. Benissimo, allora vi diciamo che la strada provinciale 92 Cerbara è interessata da una chiusura in via temporanea e precauzionale del ponte che attraversa proprio il fiume Metauro. In questo momento, dati dalla Capitaneria di Porto di poco fa, il vento, la velocità del vento è intorno ai 20 nodi. Abbiamo chiamato pochi minuti fa, quindi la velocità è attorno ai 40 km all'ora. Quindi il mare spinge fortemente, per cui la situazione anche di rigonfiamento dei corsi d'acqua, come spesso avviene, c'è proprio perché la forza del mare sta spingendo proprio alle imboccature. Quindi questa è la situazione a questo momento. Sappiamo che, proprio dati della Protezione Civile, il livello di guardia del Metauro ancora non è stato raggiunto, è 5 metri mi sembra, giusto? Qualcosina meno. E comunque non è stato raggiunto ed è sotto costante monitoraggio da parte anche della SOI di Pesaro, che è stata anch'essa attivata ieri pomeriggio. Bene, Marco, per il momento questo è tutto, dopo parleremo anche del ponticello, so che ci ritroveremo qui. Intanto io lancio proprio qui dalla foce dell'Arzila il servizio nel quale c'è proprio la dichiarazione anche del sindaco a riguardo di questo camminamento, di questo passaggio, la cui distruzione da parte delle forze del mare, delle acque, del torrente ha creato anche qualche polemica. Quindi io rimando la linea allo studio, rimango qui e sentiamo il servizio e la dichiarazione del sindaco Seri. Pioggia e vento forte stanno bersagliando dalla notte scorsa varie zone in tutte le province marchigiane, in particolare in quelle di Ancona e Pesaro, in cui si segnala anche un mare molto mosso. Diversi interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi caduti o rimuovere rami pericolanti. Si è verificata una piccola esondazione del fiume Foglia nel Pesarese sulla statale 744 Fogliense a causa di allagamento che ha coinvolto il piano stradale. È stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il chilometro 13.800, località Borgo Massano, e il chilometro 15, località Cagallo. La circolazione è stata deviata in modo locale mediante viabilità alternative. La situazione è critica, ma per il momento sotto controllo, ha affermato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dalla sala operativa con prefetto, forze dell'ordine e protezione civile. Per ciò che riguarda il fiume Foglia, ha continuato, il livello è alto, ma sotto controllo. Per il momento nessuna emergenza. Nel punto più basso, ha detto, quello di via Sardegna con via Toscana, abbiamo ancora circa 1,5 metri di margine. I mezzi e gli uomini della provincia di Pesaro Urbino sono stati impegnati in numerose località con l'emergenza maltempo. Sulla strada provinciale 32 Pesaro Monbaroccio e sulla strada provinciale 38 Tavuglia per presenza di acqua e fango su molti tratti, per la presenza di ramaglie, sacche d'acqua lungo le banchine, ghiaia e buche. A Fano, addetti al lavoro per allagamenti sulla strada provinciale 3 Flaminia tra le località di Carrara e Ponte Murello, dove si sono registrati in diversi punti ampie sacche d'acqua proprio lungo la carreggiata. Diversi anche gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per rami pericolanti e strade ostruite. A Fano, sulla strada provinciale 92 in località Cerbara, è stata rimossa una pianta caduta che ostruiva parte della carreggiata. Spazzato via dalla forza delle acque della foce dell'Arzilla, poi il passaggio provvisorio fatto di materiale riportato che collegava al lido. Noi abbiamo tolto, quando il tempo è peggiorato, abbiamo tolto le pedane e la mareggiata ha portato via la sabbia come doveva fare. Oggi fra l'altro dovevano iniziare i lavori di demolizione del vecchio ponte, per cui appena
tornerà il buon tempo, cala l'acqua, si ripristinerà la passerella provvisoria per consentire il passaggio e inizierà subito il lavoro del nuovo ponte. Poi chi critica ci sta sempre, inevitabile, ma deve spiegare cosa avrebbe fatto diversamente. Ma l'allerta meteo ha messo in moto anche tutta la macchina dell'emergenza Fanese con il monitoraggio costante dei corsi d'acqua. Diciamo che la zona costiera si è un pochino salvata rispetto all'interno. Nel complesso, nella provincia di Pesaro, sono state accumulate come a livello statistico 50 mm di acqua nella giornata di ieri. Sono previste nella giornata di oggi, nelle 24 ore di oggi, 20 mm di acqua. Continua il monitoraggio, tutta la notte i volontari hanno lavorato, ogni ora, ora e mezza tutti questi punti sono monitorati. Al momento siamo tranquilli e comunque la macchina della protezione civile del comune di Fano si era già mossa ed è comunque sempre allerta, è stata sempre allerta. Devo dire che grossissimi problemi non ci sono stati. In ogni caso noi siamo pronti, saremo pronti anche nelle prossime ore, sperando che continui a diminuire l'intensità delle piogge. Allora adesso invece a Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha appena dichiarato che la massima di piena è passata, dovremmo quindi aver superato il momento peggiore. Nel pomeriggio Ricci ha tenuto una riunione con la Protezione Civile e la Prefettura. Rimane la massima allerta, ha precisato, nell'area di Via Sardegna e Via Toscana, anche se gli ultimi rilevamenti segnano una graduale diminuzione del livello dopo il passaggio della piena. Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado, a Pesaro domani saranno regolarmente aperte. Inoltre, dice ancora Ricci, abbiamo avuto diverse segnalazioni per l'accensione dei termosifoni. Ci siamo confrontati con i diversi gestori del calore degli impianti centralizzati che ritengono necessarie circa 48 ore per riuscire a riaccendere tutti gli impianti, ad iniziare da scuole e asili. Tra 48 ore, ha proseguito il sindaco, il meteo prevede un rialzo delle temperature e dunque si rischierebbe di rendere vano lo sforzo organizzativo. Quindi, ha concluso Ricci, non ci sono le condizioni tecniche per l'accensione dei termosifoni. Dal Comune di Fano invece fanno sapere che per i riscaldamenti non è necessaria alcuna proroga. Infatti, così come prevede un decreto del Presidente della Repubblica, gli impianti si possono accendere anche fuori dalla stagione invernale, ma al 50% della potenza, e quindi anziché al 50% non della potenza, delle ore. E quindi anziché 14 ore potranno rimanere accese soltanto 7 ore al giorno. Le scuole, ci hanno precisato dall'ufficio tecnico, verranno riscaldate per 3 ore ogni mattina. Adesso invece a Senigallia, dove la Regione Marche ha prorogato fino alle ore 14 di domani, martedì, l'allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica. Sulla decisione se chiudere o meno le scuole e i servizi collegati per domani, la comunicazione ufficiale, come abbiamo già detto, è prevista per le ore 21:30 di questa sera. Questo perché dovranno valutare gli effetti del maltempo su tutto il territorio. E quindi vi invitiamo a rimanere su Fano TV e a seguire la diretta di Occhio al Voto, che questa sera sarà divisa praticamente in due, tra dove una parte seguiremo il maltempo, l'evoluzione del maltempo, e dall'altra ovviamente parleremo di amministrative. Molti reporter di strada oggi, reporter di Fano TV, siamo più di 6.150, siamo tanti i reporter di strada che oggi hanno segnalato in tempo reale le condizioni della meteo nel proprio comune. Facciamo allora un giro adesso con l'aiuto delle immagini e cominciamo da Fermignano. Questa è l'immagine che abbiamo utilizzato anche per la copertina, questo per farvi vedere un po' la situazione nel pomeriggio e la portata d'acqua davvero notevole. E poi invece il fiume Metauro, queste sono sempre immagini del pomeriggio girate all'altezza del lago Solazzi. Anche qui il fiume ha esondato, in particolare andando a finire anche in quella parte di terreno
che solitamente è all'asciutto, non ci sono problemi però per abitazioni e strade, anche se per una, nel pomeriggio per un po' di tempo il passaggio è stato chiuso. Per quanto riguarda invece la Gola del Furlo, sono spettacolari queste immagini della centrale idroelettrica sul fiume Candigliano nel comune di Fermignano, dove è ubicata appunto questa diga, la diga del Furlo, che è stata finita di realizzare nel lontano 1922. È una tra le più famose e spettacolari del centro Italia. Qui la diga è stata aperta e questi sono, come dicevamo, gli effetti spettacolari di questo, di quest'acqua che cade giù, e quindi sono immagini davvero impressionanti. Andiamo avanti, andiamo sul fiume Foglia all'altezza del centro commerciale. Sono sempre immagini che ci avete inviato voi segnalatori. Questa era la situazione sempre nel corso del pomeriggio. E poi andiamo invece adesso a vedere le marmitte dei giganti. Qui siamo a San Lazzaro di Fossombrone. Guardate anche qui quanta acqua, la portata di questo fiume importante. Ancora al Furlo, però, per segnalarvi invece, qui siamo nella Gola del Furlo, la nostra sala montaggio giustamente ha cerchiato nel tondo la parte della strada e il livello del fiume. Guardate, mancano veramente pochi centimetri per far esondare anche questo tratto del fiume. È una immagine anche questa molto, molto bella e spettacolare. Andiamo adesso invece a livello del fiume, sempre del Metauro, a Cerbara, siamo sempre nella zona di Fano. Ecco, qui invece il ponte è stato chiuso e vedete qui come anche qui la portata dell'acqua è importante, mentre l'altra immagine arriva da Piobbico, grazie alla nostra reporter Luisa Aluigi. Scrive lei nel post di Reporter di Strada, sembra quasi Ponte Vecchio a Firenze, insomma è comunque uno scatto bello. Qui invece siamo sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Piobbico. La situazione invece sul fiume Cesano all'altezza del ponte di ferro di Ponterio, il video di Mauro Zandri, abbiamo anche un po' di audio se non sbaglio. Come potete vedere, queste le immagini al porticino. Continua a piovere, per ora la situazione non è allarmante, però il Cesano, come potete vedere, ha una bella piena. Ecco, quindi siamo sul fiume Cesano, vicino a Senigallia, ovviamente è impossibile da transitare questo ponte, perché come sicuramente avrete visto anche da soli, ecco, vedete, dall'altra parte è impossibile raggiungere l'altra sponda perché c'è un pezzo di questo ponte che è praticamente sommerso dall'acqua. Andiamo invece adesso, torniamo in provincia di Pesaro Urbino. Questa è la strada Morola, cosiddetta Morola, che collega Cartoceto alla zona dell'Alberone. È una strada che la provincia ha chiuso. Questo è uno scatto di Francesco Mencoboni, del nostro reporter Mencoboni, e dicevo, la strada è stata chiusa perché vedete c'è un importante cedimento che praticamente coinvolge tutta la carreggiata. Ora, se consideriamo che le strade provinciali in gran parte sono già disastrate da tempo, questa pioggia così incessante e duratura non fa altro che peggiorare la situazione. E adesso invece vi facciamo vedere una videosegnalazione, perché potete fare anche videosegnalazioni, quindi con del commento vostro, una videosegnalazione che arriva da Acqualagna, esattamente dal Gola del Furlo, dove il parco, come vedrete tra un istante, che di questi tempi è affollato soprattutto per gente che fa picnic, sta all'aria aperta, prende un po' di sole e magari
gioca a pallone, adesso invece è completamente sommerso dall'acqua. Vediamo. Sono un paio di giorni che sta piovendo ininterrottamente, vi vogliamo far vedere che cosa è succedendo. Questo, signori, è il parco Lagolena. Naturalmente tutto quello che vedete acqueo fino a un paio di giorni fa era un parco. Quindi qui vengono famiglie, vengono bambini, vengono naturalmente amici per passare una bella giornata di sole, mentre come vedete qui di sole ce n'è poco e di acqua ce n'è tanta. Ed eccoci, signori, alla diga del Furlo. Facciamo vedere quello che sta succedendo. La potenza dell'acqua è veramente, veramente tanta. Anche il rumore. La diga del Furlo sempre più aperta, viste le piogge. Ed ecco lì, vi facciamo vedere il fondo. E questo, signori, è lo spettacolo della natura. Già, lo spettacolo della natura, ma come spesso succede, lo spettacolo in questi casi è bello quando dura poco, anche perché i disagi sono notevoli. E allora, per cercare di capire un po' come saranno le prossime ore meteorologiche, ci colleghiamo telefonicamente con Francesco Cangiotti, che è il responsabile del sito geometeo.it. Buonasera, Cangiotti. Sì, buonasera, direttore. Allora, che notizie ci dà questa sera sul tempo? Ma possiamo dire che ormai l'ondata di maltempo sta volgendo al termine. Avremo ancora durante la nottata e nel primo mattino di domani ancora delle precipitazioni che tuttavia risulteranno decisamente meno intense rispetto alle ore passate, ma che comunque continueranno ad interessare in particolare i settori appenninici collinari e le aree centro-meridionali della regione. Quindi potrebbero cadere ancora su queste zone una decina più o meno di millimetri di pioggia, ma diciamo che poi la situazione nel corso della giornata di domani tenderà a migliorare in maniera un pochino più decisa, con degli ultimi rovesci che insisteranno ancora sui settori appenninici fino al pomeriggio. Anche i venti che ad oggi stanno soffiando in maniera abbastanza intensa, in particolare lungo il litorale, determinando queste mareggiate abbastanza importanti, tenderanno poi nel corso dei prossimi giorni ad attenuarsi. Mentre dal punto di vista termico le temperature proprio per lo spostamento del minimo di bassa pressione verso sud verrà richiamata aria ulteriormente un po' più fresca che appunto determinerà un ulteriore abbassamento delle temperature, e nella mattinata di domani, nella giornata di domani, non è escluso che possa tornare qualche fiocco di neve lungo l'Appennino oltre i 1200-1300 metri. Ecco, Cangiotti, qui naturalmente viene da domandarsi quando arriverà la bella stagione, quando potremmo fare il cambio degli armadi, insomma, perché... Ma diciamo che la settimana vedrà ancora una... dopo un temporaneo miglioramento nelle giornate di mercoledì e giovedì, e poi a cavallo del fine settimana delle nuove correnti, questa volta un pochino più umide e meno fresche dai quadranti occidentali, tenderanno a riportare un po' di instabilità con ancora delle piogge sicuramente meno intense di quelle attuali. Quindi per la bella stagione, diciamo, caratterizzata da tempo più stabile e temperature diciamo più verso valori estivi, dovremo ancora attendere almeno una decina di giorni. Bene, grazie per questo aggiornamento a Francesco Cangiotti di geometeo.it. Naturalmente noi adesso andiamo avanti con il telegiornale, ma come avete visto abbiamo Balestra che si trova in esterna e che è in stretto contatto con gli operatori della Protezione Civile, la redazione che è al completo per seguire e monitorare anche da qui un po' l'evolversi di tutto quello che sta accadendo a causa del maltempo, e quindi noi cambiamo pagina ma sempre con un orecchio e un occhio puntato sulla situazione appunto attuale del maltempo. C'è ancora cronaca perché ieri lungo la strada statale 424 cesanense c'è stato un incidente autonomo poco dopo le 11 del mattino, per cause ancora al vaglio da parte della polizia. Una 26enne del posto
a bordo della sua Ford Ka nel tratto di strada nei pressi dello stabilimento dell'Aluflon, ha perso il controllo del mezzo, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, e si è ribaltato con la sua auto più volte, urtando violentemente contro una pianta sul ciglio della strada. La ragazza, che era diretta al lavoro, è stata soccorsa dal 118. I sanitari, viste le sue condizioni, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Questa è l'auto che vedete, mentre la ferita poi è stata portata, la donna è stata portata con l'elicottero, come vedete dalle immagini, all'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre la ragazza, la conducente, dalla vettura. Adesso la politica. C'era anche l'europarlamentare Simona Bonafè alla presentazione dei candidati del Partito Democratico alle elezioni comunali di Fano, la capolista dell'Italia Centrale, in corsa per le europee alle prossime elezioni del 26 maggio. Penso ad un'Europa più democratica, solida e solidale, dove il lavoro sia al primo posto e ci sia una maggiore attenzione ai temi economici e ai cambiamenti climatici. Dobbiamo tornare ad essere una comunità. Tappa fanese per Simona Bonafè, eurodeputata uscente e candidata per il Partito Democratico alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. La capolista nella circoscrizione Italia Centro ha partecipato sabato scorso alla presentazione dei 24 candidati PD al Consiglio Comunale di Fano. Noi pensiamo che l'Italia debba tornare ad essere protagonista in Europa. Oggi purtroppo non è così. L'Italia è assente dai tavoli che contano e quindi il Partito Democratico vuole portare in Europa una classe dirigente che sappia ristabilire il ruolo di classe, di prima classe del nostro paese. I cittadini il 26 maggio dovranno decidere da una parte se rimanere in Europa e chiaramente cambiare l'Europa come noi vogliamo fare, rendendola più vicina ai bisogni dei cittadini e meno a quelli della finanza internazionale, oppure semplicemente se vogliono fare, come dicono gli altri partiti sovranisti, se vogliono tornare indietro e tornare a una situazione in cui l'Italia da sola affronta le sfide del momento. Come ho detto, noi pensiamo che da sola l'Italia non possa andare da nessuna parte. Durante l'incontro, dopo i saluti del vicepresidente del Consiglio regionale Minardi, i componenti della lista fanese a supporto di Massimo Seri, sindaco, si sono presentati uno ad uno, mentre il segretario locale Alberto Bacchiocchi ha illustrato il programma elettorale. Una serie di punti programmatici che partono dalle cose fatte in questi ultimi 5 anni. Tra i temi, la riqualificazione del centro storico e del lungomare. Ci ripresentiamo, ha detto Bacchiocchi, forti dei risultati ottenuti e degli investimenti fatti. Abbiamo ridato dignità alla città della fortuna. Il lungomare di Sassonio merita di essere ripristinato e riqualificato. L'altro aspetto su cui noi ci battiamo e siamo convinti che possa essere la strada del futuro per avere una città sostenibile sono le piste ciclabili. Ma soprattutto noi siamo convinti che lo sviluppo passerà attraverso la creazione della ciclabile Fano Urbino. Sulla tratta ferroviaria ormai dismessa da tanti anni, quella potrà dare un grosso sviluppo soprattutto a quelle frazioni che nascono e sorgono lungo la Flaminia. E noi in questi 5 anni abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra seria, compatta e capace, credo. E abbiamo competenze, abbiamo persone e anche figure nuove che possono continuare in questo percorso e per migliorare la vita di Fano e dei fanesi. Il tema delle innovazioni è stato invece quello centrale trattato dal candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco di Pesaro, Nicola Baiocchi. Presentato il programma elettorale sul tema Pesaro Innovazione della coalizione di centrodestra del candidato a sindaco Nicola Baiocchi, il programma verte sui futuri benefici della città di Pesaro, ponendo un'attenzione particolare sui giovani, le aziende, il territorio e l'economia, grazie alla creazione di un Innovation Lab e alla realizzazione di soluzioni innovative per il turismo, commercio, ambiente e sicurezza. La creazione di un polo tecnologico, secondo Baiocchi, ha l'obiettivo di offrire ai giovani talenti un luogo di scambio di idee, creazione
creazione di network e di interazione con le aziende, valorizzare le eccellenze tecnologiche già presenti sul territorio, distribuendo fondi pubblici per l'innovazione. L'innovazione tecnologica è un punto nodale del nostro programma, contestualizzato all'interno dello sviluppo e lavoro, quindi creare le condizioni affinché i giovani e le aziende possano ritrovarsi all'interno di un contenitore che possa dare loro la possibilità di crescere, di scambiarsi idee, scambiarsi progetti e da un lato di sfruttare la tecnologia per tutte le funzioni più utili per la nostra città. Diversi sono i fronti in cui l'iniziativa può generare un impatto tra i giovani che possono trovare nel lab un modo per metterli in contatto diretto con le aziende nelle quali portare innovazione. Attraverso una serie di iniziative poi le imprese possono ritrovare competitività focalizzando sulle proprie eccellenze, generando di conseguenza opportunità occupazionali. Altro fronte per Baiocchi è il territorio, considerando Pesaro come un polo di attrazione per nuovi soggetti economici e per nuovi talenti che spesso sono costretti a muoversi fuori dal territorio a causa di mancanza occupazionale. Il progetto, aggiunge il candidato a sindaco, sarà in grado di segnalare soluzioni innovative che possono migliorare la qualità della vita del comune. E a causa delle cattive condizioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 maggio, l'evento con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle in programma in piazza 20 settembre a Fano si terrà nell'auditorium del Cinema Masetti in via Don Bosco 12. Sempre naturalmente a Fano, quindi appuntamento semplicemente spostato dalla piazza al Cinema Teatro Masetti. Il telegiornale finisce qui, ma vi invito a rimanere sintonizzati sul canale 17 perché tra poco in diretta ci sarà l'appuntamento con Occhio al Voto e come abbiamo già ricordato nel corso di questo telegiornale sarà un Occhio al Voto con un occhio rivolto al maltempo con collegamenti e aggiornamenti. Io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti.